Buonasera Video Calabria, sono circondata da tantissima gente e sono nel centro storico di Simeri Crichi, dove è stato ricreato il presepe vivente. Iniziamo questo nostro percorso. Sono con due soldati romani. È la prima volta che partecipate al presepe qui? Allora, sì, è la prima volta. 2 anni fa c'è stata un'edizione precedente, però non abbiamo partecipato. È un'esperienza nuova, diversa, vero? Sì, sì. L'anno scorso non c'è stata qui a Simeri Crichi e si è riproposta invece quest'anno. Sì. C'è tantissima gente. Sì, sì, è vero. Allora vi lascio al vostro cambio di guardia, grazie. E sono in compagnia delle massaie e stanno preparando il forno qui nel forno a legna. È la prima volta che partecipa al presepe? Sì, sì. E cosa state preparando? Il pane vero e proprio? Tra poco lo inforniamo. Allora vediamo in diretta. Ci sono anche delle piccole massaie, le andiamo a conoscere? Ciao piccole, cosa state facendo? Il pane? Sì. Tarallini, cosa preparate? Tarallini. Vi state divertendo? Tantissima gente che vi guarda, non vi vergognate, no? Buon lavoro allora, ciao! E siamo nel tempio ed è stata ricreata proprio la giusta atmosfera. Andiamo a vedere un po' i personaggi e i protagonisti. Qui siamo in compagnia del signor Rocco. È la prima volta che prende parte a questo presepe? Sì, è la prima volta. C'è stata un'edizione circa 2 anni fa, era stata fatta dai bambini, ora siamo stati coinvolti anche noi adulti. È stata riproposta il tempio, è stato riproposto qui, mi hanno riferito, una delle chiese più antiche del paese, vero? Sì, infatti, come lei sta dicendo. E cosa stavate leggendo prima? Stavamo leggendo un passo di Sacre Scritture e quindi... E il giovane fanciullo scriveva? Sì, infatti io stavo dettando, stavo svolgendo proprio il ruolo di scribo e scrivevo quello che noi dettavamo. Bene, grazie. Nella scuola in compagnia del maestro e dei nostri piccoli fanciulli, che cosa stanno apprendendo? L'alfabeto? L'alfabeto arabo e la scrittura araba con qualche poesia nostra in italiano. Adesso ascoltiamo qualche poesia recitata dai ragazzi di Raffaele. Ascoltiamo questa poesia. Una stella brillante sopra una stalla, dentro tanti pastori circonda una culla, guarda, tutti sono ammutoliti dallo stupore, perché un bimbo sulla paglia infonde il loro amore. Maria e Giuseppe lo cullano dolcemente in questa calma senza notte di dicembre. Bravissimo, bravissimo, complimenti. Ascoltiamo un'altra poesia? Sì, adesso quella di Ariel. Vieni Ariel. La luce guardò in basso e vide le tenebre. Là voglio andare, disse la luce. La pace guardò in basso e vide la guerra. Là voglio andare, disse la pace. L'amore guardò in basso e vide l'odio. Là voglio andare, disse l'amore. E così apparve una grande luce. Bravissima, ti sta piacendo questa esperienza? Sì. Tanto, vero? Sì. Va bene, ciao. Buonasera. Buonasera. Allora io sono il banditore. Ho già bandito per diverse volte, visto l'affluenza del pubblico, una grossa affluenza del pubblico, e ho bandito una lettura in cui raffigura la Vergine Maria, questa lettura che era sottoposta a vista dell'angelo che gli annunciava la sua imminente gravidanza in nome di Dio, dell'Altissimo Gesù Cristo. Welcome home and let yourself be free.
pastorello. Come ti chiami? Ernesto. Ti piacerebbe fare veramente il pastore? Sì. Ti stai divertendo, immagino. Va bene, ti lascio al tuo lavoro allora. Entriamo nella casa. Buonasera. Buonasera, del pecoraio. Cosa state mangiando? Carne di pecora. Con? Con il pane, tranquillamente, con acqua e sale. E cosa state bevendo? Vino, vino fatto regolarmente. Così vi riscaldate anche. Riscaldiamo anche, sì. Vino novello. È la prima volta che partecipate a questa rappresentazione? Allora, io è la prima volta, però loro sono già da altri tempi che lo stanno facendo. È stato ricreato proprio in modo perfetto. Sì. In effetti lo vediamo anche dall'affluenza del pubblico che è arrivata. Pare che è gente che gira, che si diverte a vederci. Quello non solo del posto, infatti. Non solo del posto, secondo me di tutta la provincia di Catanzaro e oltre. Va bene, buona continuazione e buon appetito. E alle mie spalle ci sono i pescatori con un piccolo laghetto. E Video Calabria, da qua io ti saluto, però il mio cammino continua. Ciao!